Questo programma è messo in onda da cari amici, bentrovati a tutti con i nostri viaggi del pescatore che dalle Alpi Carniche, le Dolomiti Friulane, in questo contesto dove si racchiudono un po' di comuni, nella fattispecie oggi siamo a Sauris, dove insieme a Forni di Sopra e Forni di Sotto, non trascuriamo Forni a Volti, Sappada e Paularo, un insieme di comuni che li lega, guardate caso, la pesca alla trota, dove andremo a vedere tra laghi, laghetti, quindi trota laghetto, pesca nei laghi, trota torrente, e ahinoi c'è anche la pesca a mosca, che io non la conosco per niente ma mi affascinerà tantissimo grazie al contributo tecnico della Falcon e della Giazzui, quindi grandi ami, fili stupendi, molto usati mi risulta qui in Friuli. Andremo a vedere questo aspetto delle tecniche di pesca, ma oltre ai territori, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi la particolarità di questa idea televisiva. Ho piacere di ringraziare Scorsello che ci aiuta, ma soprattutto i comuni che hanno voluto aderire a questo, perché hanno deciso di creare degli assistenti di pesca, delle guide di pesca, affinché pescatori provetti o bravissimi che vogliono arrivare in questi luoghi, venire a pescare, sapere cosa devi andare a pescare. Puoi portarti la tua famiglia in quei luoghi dove, appunto, come avviene in questa realtà, la famiglia trova tanti comfort d'estate ed inverno. Come dicevo, protagonista il lago di Sauris per la nostra giornata, ma verrei ai protagonisti, mi perdonerete, la protagonista Orsola Cillo. Ciao Nando, salve a tutti a casa. Protagonista mi inorgoglisce la cosa, ma non sono io protagonista, abbiamo i protagonisti. Il protagonista sono, Totò! No, ciao. Sono le nostre guide di pesca, te le presento subito. Felice, Nico e Stefano, buongiorno. Piacere mio. Chi sarà l'angler? Chi pescherà? L'angler, di certo non loro, abbiamo il nostro angler Alessandro. Ciao Alessandro! Ciao, che cosa pescheremo e come pescheremo? Oggi pescheremo salmonidi, ma non solo. È la tecnica, diciamo, bolognese. La cosa promette bene, mi piace, ma mi interessa capire velocemente la loro straordinaria funzione, la loro applicazione. Delle guide di pesca? Certo. Lo capiremo nel corso della giornata. Bene. Adesso però andiamo a pescare. Mettiamoci in pesca. Andiamo. E viste le nostre guide, la parte più importante, Antonio e Igor saranno accompagnati dalle nostre guide che le metteremo a pesca oggi sul lago, dove vedremo bolognese, anche una specie di bolognese, sì, diciamo, una pesca galleggiante, come dice Antonio, spinning e fondo. E fondo. Lago di Sauris. Mi sa che pesco anch'io. Andiamo. Si sistemano, li vediamo in postura e poi tutta trota.
dice, questo laghetto di Sauris so che è di tipo artificiale, che è stato costruito tra il 1941 e il 1947, ma quali informazioni puoi darci in più in merito? Ecco, è stato costruito grazie al fiume Lumiei, che percorre questa valle qui, e quindi produceva un'altezza molto elevata delle acque e quindi molta acqua da poter utilizzare per la produzione di energia elettrica. E pensa che si arriva a oltre 130 metri a livello della diga come acqua. Si parlava di salmonidi, quindi tipi di pesci presenti in queste acque. Sì, allora abbiamo la trota principalmente, trota marmorata. Abbiamo la trota fario e la sua variante, la trota lacustre. Oltre a questo c'è anche lo sgozzone, che è un piccolo pesce dalla testa molto grande, e dei vaironi che noi utilizziamo per la pesca. Oltre alla bolognese, altre tecniche da fare in queste acque. Sì. Oltre alla, diciamo, la pseudo bolognese che vediamo fatta da Alessandro, utilizziamo lo spinning, la tecnica a fondo. Utilizziamo la bombarda e, per finire, ma non per ultima, anche la mosca. E dopo aver visto insieme a voi questo modo di dire pesca distensiva, perché questo lago, al di là della bellezza che dà agli occhi, salendo incontriamo il primo cittadino, il sindaco, che dico, e lui, scendo dalla macchina, ne approfitto, lo saluto. Eccoci qua. Io ho il piacere di darmici del tu con Hermes, quindi grazie, lo faccio. Grazie di essere tornato, grazie. Grazie a te di aver pregato perché noi si corresse. E però le tue guide di pesca mi hanno parlato, al di là della straordinarietà di questo lago immenso, fantastico, ci avrebbe una puntata solo per parlare del lago, perché mi hanno detto che abbiamo un torrente alpino qui a quest'altra parte della montagna. Sì, appena giriamo la montagna abbiamo un bellissimo torrente che può portarci qualche dono sì, importante. Ma mi hanno detto le guide, quindi attendibilissime, grandi conoscitori del luogo, che abbiamo delle fario. Abbiamo delle fario da tantissimo tempo. Questo torrente è popolato dalla fario, ci sono delle pozze. E diciamo che è un posto meraviglioso, oltre al lago, per fare la pesca alpina. Tu mi perdonerai allora se raggiungo le guide di pesca per andare a vedere questo torrente alpino. Senza, fate una buona visita e buona pesca. Ma quanto sei forte, l'hai detto proprio bella, andiamo. E dopo queste bellissime immagini conosciamo quali sono le attività e svaghi sociali e culturali per il turista a Sauris. Quello che gli ospiti trovano venendo qui è una comunità con un forte senso di identità, di appartenenza. Queste a nord sono alcune delle montagne che i nostri antenati hanno dovuto valicare quando sono arrivati qui partendo dall'Austria, quasi 8 secoli fa. E queste origini hanno dato un'impronta culturale al nostro modo di vivere, alle nostre tradizioni. E tutto questo il turista lo trova e può condividerlo con noi, può alloggiare negli edifici storici in pietra e legno che sono stati sapientemente restaurati, può partecipare ad alcune delle nostre tradizioni come il giro natalizio della stella o il carnevale, può imparare a farsi una maschera di legno,
può conoscere le proprietà, gli utilizzi delle erbe officinali che oggi vengono anche coltivate da due aziende locali e quindi uno può ad esempio crearsi la propria tisana personale da portare a casa come ricordo. Sicuramente Sauris con il suo torrente ci dimostra che di fario ce n'è anche tante, però Sauris, come dicevamo, per la famiglia è anche altro, oltre alla ricettività, gli interventi, gli interessamenti legati alla cultura, alla tradizione, non da meno sono le attività ludico-sportive che si possono vedere, fare e vivere, e di questo ascoltiamoci quest'altro contributo. Quali sono le attività ludico-ricreative, ma anche sportive, di Sauris? Abbiamo lo sci, appunto, le ciaspolate, le escursioni, eccetera. Però non puntiamo solo su questo noi a Sauris, puntiamo su attività che si possono fare in tutto l'arco dell'anno, soprattutto d'estate e anche d'autunno. E quindi sono tutte attività all'aria aperta, logicamente, e quindi abbiamo le escursioni lungo i sentieri che vanno verso le malghe, escursioni a cavallo, escursioni in e-bike. E poi abbiamo un bellissimo lago verde, ghiacciato d'inverno, magico, e sopra il lago c'è una montagna a 1400 metri ed è lì stata realizzata una zipline, si parte in una volata adrenalinica, si attraversa giù tutto il lago ed è bellissimo. Sul lago ci sono il noleggio dei pedalò, noleggiamo le tavolette SUP, sono delle tavolette dove ti siedi in ginocchio e incominci a remare. E lì viene fatto anche lo yoga se si vuole, e poi abbiamo appunto il noleggio delle canoe e ti insegnano proprio ad andare in canoa e quindi lo puoi attraversare completamente in completa tranquillità. C'è un turismo emozionale, abbiamo un paesaggio dei silenzi, una natura, un verde che veramente le persone che arrivano qui si rilassano completamente e già questo è tanto. E poi vabbè, abbiamo un bellissimo centro benessere con tutte le attività del benessere, yoga, meditazione, bagni di gong, e abbiamo da poco proposto anche il forest bathing, che è il respiro nel bosco. Avendo un poco inquinamento luminoso, abbiamo un cielo stellato che è incredibile, ti cade addosso proprio, e organizziamo delle serate astronomiche. E
quindi voi mi consentirete, cari amici, che ci soffermiamo, e lo faccio con le guide di pesca, su quello che è il grande focus del nostro progetto qui sulle Dolomiti Friulane, ovvero aver istituito le guide di pesca per noi altri pescatori che si viene in questi territori. Dobbiamo dire la verità che il sindaco non è che abbia colpito con il suo buona pesca, il torrente ci sta dando belle risposte, però è importante dire cosa a casa. Questo vostro torrente alpino sforna Fario, sembra una pizzeria napoletana, ma il focus vero è la capacità di coccolare il pescatore che ti arriva, non facendo gli insegnanti di pesca, ma poter dire: in questa mia terra io so dove portarti, fai la tecnica che vuoi, e laddove poi ti manca qualcosa ci sono dei servizi organizzati per poter fornire anche attrezzature a chi ne è sprovvisto, perché magari arriva in aereo e quant'altro. Quindi sono un poco i pionieri di questo processo in Italia, gli amici, queste nuove guide di pesca, dove sanno portarti a mangiare anche dopo la pesca, e voi sapeste come li amo. Ritorniamo sul torrente? Certo. A salsiccia io ce l'ho portata tu, Anto, sì. E riandiamo. In questi posti, al di là della stagione luglio, agosto, maggio, da quanto mi si dice, tu la mattina ci vieni bello imbabuccato, ma al di là di ogni aspetto è importante come pescatore viene un po', come dire, coccolato in tutti i suoi servizi. A proposito di servizi, aspettiamo il contributo del presidente Ferigo per quello che è la funzione e l'attività di rete di impresa, l'organismo a cui ci rivolgiamo volendo arrivare su questo territorio. Presidente,
Rete d'impresa, Dolomiti in tutti i sensi nel nostro progetto, tutti i comuni adesso legati al nostro progetto della pesca, in che modo comunque il turista, se viene a pesca con la famiglia o per chiunque viene in queste città, Rete d'impresa può accogliere e che cosa offrono questi paesi, soprattutto Rete d'impresa? Guarda, siamo in una zona dove la montagna la fa da padrone, siamo nelle Dolomiti, quindi la porta di accesso alle Dolomiti, quindi l'ambiente è unico. I servizi sono curati, passiamo dal trekking, passiamo all'attività che la montagna può offrire, sia invernale che estiva. Okay. Quindi una serie di attività che solo queste località possono offrire. Poi i punti di informazione, ogni struttura ricettiva, diciamo, è una piccola sede della rete d'impresa, quindi sì, le informazioni e l'accoglienza sicuramente le troveranno tutti in queste strutture ricettive. E anche le guide di pesca troviamo attraverso... Ma sicuramente, e non seconde. E non seconde. Seconde. Torniamo a pesca. Adesso seguitemi per andare ad incontrare una figura istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Salve onorevole, vorrei farle qualche domanda, è un qualcosa che mi tocca profondamente in quanto qualche tempo fa ci siamo visti proprio lungo il fiume Chiarso e ci parlava di un turismo di tipo emozionale, ovvero di casette ecologiche costruite lungo i fiumi. Adesso che questo progetto dei sei comuni carnici ormai ha preso piede, sicuramente sarà ampliato come turismo anche alle famiglie del pescatore. Vorrei sapere a che punto sono le costruzioni di queste casette e soprattutto se sta pensando anche di ampliare tale progetto. Innanzitutto abbiamo fatto una norma importante perché prevede e permette e dà la possibilità a chi vive in Friuli Venezia Giulia di poter realizzare dove non si poteva e nasce proprio con questo principio, camminando e passeggiando lungo i fiumi e capendo anche la particolarità e la tranquillità che questi emanano alla persona che va a pescare, ma non solo, soprattutto alla famiglia, la possibilità di rimanere proprio in quei luoghi e assaporare e godersi questo momento. Una norma che permette appunto di fare dove non si poteva costruire, esclusivamente a posto letto alberghieri. Abbiamo già le prime casette a disposizione, stanno veramente andando a gonfie vele perché ci sono prenotazioni per lungo tempo, ma soprattutto tante famiglie che vengono a pescare, più che la famiglia, magari il papà pesca, il bambino anche, la mamma sta lì in relax, in tranquillità e magari usa tutti i servizi che all'interno della struttura ci sono, per esempio piccoli wellness, un po' di sauna, un po' di idromassaggio e si gode quel momento, la mamma gode quel momento e il papà magari lungo il fiume. Benissimo, ottima soluzione, io la ringrazio e a questo punto spero di andare a dormire molto presto in queste casette. Thank you.
aggettiverei questa giornata a Sauris con un termine facile: fantastica. Io volevo ringraziare Igor, ringraziare Nico per essere stati un po' protagonisti angler insieme a quanti ci avete accompagnato, e direi di conoscere però di Sauris quella che è la parte che a me piace, le cose buone da mangiare di questo territorio. Grazie Igor. Grazie. Prego. Ed eccoci qua, purtroppo siamo alla fine. È fondamentale la parte, diciamo, legata ai prodotti del territorio, caro Sebastiano. Affinatura, e vorrei un attimo velocemente che tu mi parlassi della particolarità, la tipicità, direi l'unicità dei formaggi che troviamo solo a Sauris. Sì, sono formaggi di malga che vengono stagionati all'interno di questa cantina, sono formaggi di mucca che vengono prodotti tra metà giugno e metà settembre, li raccogliamo, li stagioniamo qui dove parte un processo di affinamento e stagionatura, e appunto avviene all'interno di questo locale con aree e umidità completamente naturali, tipiche del posto. Oltre ai formaggi di malga, come affinatori produciamo anche dei formaggi affinati di capra con erbe officinali del posto e formaggi di capra affinati con birre locali del posto. Oltre alla birra locale abbiamo anche del fieno, del formaggio affinato col fieno, un fieno del territorio. Dopo i 45 giorni si esprime attraverso una muffa che viene creata tra il fieno e la crosta del formaggio. Questo lo troviamo solo a Sauris. Come a Sauris troviamo, ma diciamo che è noto in verità, il mondo dei salumi Wolf, quindi quando diciamo prosciutti diciamo Sauris. Perché il prosciutto di Sauris possiamo dire che è unico in Italia? Beh, perché ha delle caratteristiche, diciamo, che non hanno perso il segno nel tempo. Usiamo ancora i vecchi metodi di lavorazione. Diciamo i tre aspetti principali sono sicuramente la salatura, fatta con una concia di sale, pepe e aglio, fumicatura, veniva fatta e continua a essere fatta perché diciamo compensava la mancanza di sale che una volta nelle famiglie c'era, dà la possibilità di mantenere il prodotto nel tempo, viene affinato in un ambiente di alta montagna, 1400 metri, unico diciamo nelle produzioni italiane, e quindi questi tre aspetti conferiscono al prodotto Sauris una caratteristica unica. Unicità, e unicità è anche la squisitezza della rinomata, famosissima anch'essa, la birra artigianale di Sauris, come non è da trascurare l'azienda che lavora alla trasformazione per quanto attiene appunto la trota affumicata e non. Però lasciatemi fermare un ultimo istante su una cosa importantissima di questo nostro appuntamento, questo progetto che ha visto la pesca sì importante, la gastronomia che è la mia dolcezza, ma l'intuizione di un insieme di comuni che ha voluto mettere insieme per la pesca, per il turismo, la finalizzazione attraverso una guida di pesca, un assistente, chiamatelo come volete, dove il pescatore si trova assistito nelle sue parti tecniche, guidato, accompagnato, assistito in ogni condizione. Non è vero che non puoi andare più in un posto e non sapere cosa fare o dove andare. Con questo processo creato, sono pionieri in Italia, l'hanno fatto questo gruppo di comuni delle Alpi Carniche, le Dolomiti Friulane, credo che hanno dato in là a un qualcosa di importante, di bello, che unirà turismo e pesca in un modo eccezionale. Grazie a Sebastiano, grazie a Stefano, grazie a voi, alla prossima. Ciao. Questo programma è stato messo in onda da